Allora, bene gatto, oggi facciamo per la Pasqua, facciamo il tacchino, perché noi ci mangiamo il tacchino. Poi fate finta che un cosciotto di agnello, di capretto, la lavorazione è allo stesso modo come facciamo questo, perché qua si mangiano i chicchericchi. E allora, e togliamo di questa pelle. Così. È lo stesso il lavoro del cosciotto di agnello, di capretto, lo stesso il lavoro. Togliamo questa pelle perché è grassa. Così. Questo è tacchino, chicchiricchi. Tacchino. Il maschio, però, attenzione, la femmina io non lo so come che si dice, se si dice tacchino, se la femmina del tacchino è il pavone, non lo so, e allora mettiamo nella teglia, così, dopo ci mettiamo tutti aromi, rosmarino, carote, cipolla, sedano, salvia e lo spicchio d'aglio. Un spicchio d'aglio. Ce lo mettiamo pure. Aspetta un po' meglio perché. Ecco qua. Un spicchio di aglio. Ce mettiamo pure. Così. Io non lo so. La femmina è tacchino che è? La tacchina che è? La tacchina il pavone, no, non lo so. Allora, l'aglio intero, tutto intero. A questo punto poi ci mettiamo il sale, così, un po' di sale, pure dall'altra parte, sale e pepe. Un po' di spezie perché qua è. Qua è un pochettino e compagnia, ecco qua. E poi, tutti per spiazza qua è un pochettino e compagnia. Ah, situazione, ecco. Mettiamo il pepe. E che qua, la situazione di spiazza, è un pochettino di olio, così. Aspetta che ma momento che mi sono dimenticato una cosa, perché qua che si prende ADS per fare una cosa. Bisogna fare questi intacchi così. Uno. Perché qua mi fanno prendere ADS. Perché vogliono fare le cose. Però che si devono fare come dicono loro, come le mangiano loro. Ecco, si fa questo intacco, così. Il sale, l'aglio intero, cioè, e lo mettiamo dentro, un pezzettino di cipolla, il rosmarino e salvia. Ecco qua, così. Prima però bisogna mettere l'olio, un pochettino di olio e se si fa un massaggino per la calcio, ma perché si fa il massaggino? Che cosa c'ha? Aromatismi. Si fa il massaggino per obbedire la carne, così. Con l'olio, sale, pepe e tutto. Quando avete fatto questo, mettiamo dentro. Un spicchio di aglio, salvia, di cipolla, e questo. E ancora un pochettino di olio. Ora un momento che mi pulisco le mani, perché voglio tutti i cani ruoti. Ecco qua. A questo punto è pronto per metterla al forno.
Questa è la pelle che abbiamo tolto, cioè, e la mettiamo pure perché se no ce lo farà aprire. A questo punto lo mettiamo a forno 180 gradi. Questo qua che è piccolo, circa un'ora di cottura. E lo mettiamo a forno. Asciutiamo. E ci vediamo dopo, e buona Pasqua a tutti. Allora, nel frattempo che il chicchirichì sta cuocendo al forno, facciamo noi i contorni, i peperoni e i zucchini. E vengono tagliati i peperoni, se potete tagliare così a quadretti, e sia le zucchine, è uguale. Una cipolla a julienne e ci mettiamo dentro, senza mettere acqua, senza mettere niente. Mettere solo il sale, perché già che ci sono i peperoni, e le mettiamo sopra il fuoco. Accendiamo qua, vediamo se fai. Passa per tic, 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 è un paio. Allora, vediamo a vettura, perché già ha pozzato gas, è partorito. Così. E le facciamo cuocere in padella, mentre il chicchierichè cuoce, e fare a parte un poco di brodo vegetale, così fare a parte un poco di brodo vegetale, e mettere una cipolla, sedano, di carote, di basilico, di zucchine, quello che avete, che questo serve per il chicchierichè, che dopo man mano che cuoce vi faccio vedere i passaggi, perché un po' di lavoretto c'è. A questo momento asciutiamo e ci vediamo dopo. Allora, la verdura quando è a questo punto, questa qua già è cotta. Ci mettiamo un po' di olio d'oliva, così. Vedete? E possiamo spegnere il fuoco. Mettiamo nel cavallo, ecco qua, La verdura deve rimanere croccante come i spaghetti, non sparta come questa qua, vedi? La zucchina, i peperoni che devono rimanere croccante, non cotte, sparte che si ammosciano tutti. Questa già è pronta. E mettiamo da parte per il chicchierichè e la mettiamo qua con il coperchio, e ora usciamo il chicchierichè per vedere a che punto è. Ecco qua, chicchierichè, 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 e faccio il chicchierichè, lo giriamo per vedere la cottura, che se fa il buco così, guarda. Vedi? Così, se esce il sangue, vedi? Uno schiaccia con il forchettone, vedi come esce il sangue, ancora è crudo. Mo' giriamo per vedere com'era questa parte, così, vedete che c'è ancora sangue, già questo è il segnale che è crudo. Questo è molto importante, sia nell'arrosto che il chicchierichè, il cocosciotto e tutte cose. A questo punto, poi giriamo e ci mettiamo il vino bianco. Vino bianco, così. E se le mette di nuovo a forno. E se le mette di nuovo a forno. La pelle qua è cotta, che se la mangiano i croccanti. E ce la mettiamo da parte e si mette ancora a fuoco, perché questo vuole la cottura che se la prende di qualche ora, un'ora e mezza. Poi con questo forno da a giocare può darsi di più. Comunque bisogna controllarlo. Auguriamo noi la buona Pasqua e salute, buona Pasqua e salute. Tutti quelli che ci scrivono dalla Svizzera,
dall'America, dalla Francia, dall'Inghilterra, non lo so, in tutti i posti del Canada, dell'Irlanda, gli italiani del nord, gli italiani del sud, tutti quelli che ci scrivono. Una buona Pasqua, salute, assodame, ci vediamo dopo. E allora, questo è un altro passaggio. Quando il vino è evaporato, è evacuato, è asciugato, come volete dire, dite, si mette il brodo che abbiamo fatto prima. Brodo che abbiamo fatto prima, il vegetale con cipolla, carote, zucchine, tutto quello che ci avete. Allunghiamo con il brodo, così. Allunghiamo con il brodo e lo rimettiamo al forno. Lo mettiamo a forno perché questo se la prende la cottura, perché è piccolo, così. E si va a finire di cuocere. Asciutiamo e ci vediamo dopo. Allora, a questo punto il chicchericchè, il tacchino, non so come si dice la femmina, se è tacchina, se è pavona, io non lo so, è cotto e lo possiamo uscire. Ecco. Vedete? Se va sempre con il forchettone, se esce ancora sangue, vedi? Non esce più sangue. Esce un poco di acqua bianca e cotto e lo mettiamo qua lì, da parte. Ci mettiamo un po' di castagnola nel frattempo che facciamo le altre cose. Questa la mettiamo qua così per la presentazione, così nell'osso ci mettiamo la carta di stagnola, ecco così. E questo lo copriamo per vedere che si fa freddo momentaneamente. Lo mettiamo lì da parte che dopo vi faccio vedere. Questo che si chiude e il brodo, il sughetto che ha fatto, lo passiamo in un cenoare, o passiamo in un cenoare, un coleno. Busco la faccia che si appicca la cosa, così passiamo tutto e questo si può togliere pure. E si mette questo sul fuoco perché ora vedete è liquido che non si può usare. Ora questo si deve legare e lo mettiamo sul fuoco per farlo bollire ancora. Così, lo mettiamo lì sul fuoco, vediamo. È partorito a primo colpo, e cosa sa? Con la pistola però. Ecco qua. Facciamo bollire questo che si lega. E dopo vi faccio vedere un passaggio ancora. Adesso dammi, ci vediamo dopo. E allora, quando bolle, questo si chiama demi-glace. Si fa sempre un po' di farina e olio. Mettere la farina nel piatto, un po' di olio, d'oliva, di semola, non è importante. E si mescola così. Se ne prende un pezzetto e si butta nel brodo. E si mescola. Questo serve che noi non mettiamo la farina che fanno acqua e farina se buttano qua. Noi ci mettiamo questo che scende e la pasta viene più lucida. Ecco qua. Quando è tutto stretto, così. Se non basta, se ce ne mette ancora, che si fa di bollire. Ecco. Si prende il mescolo. E si vede se è setta la farina, vedi? Ancora che ce ne vuole. E si mette sempre questo qua. Se fa i pallotto le cose che e si passa di nuovo.
il brodo. Ecco. In questo caso qua che le ha fatte. Ora lo passiamo nuovamente. Quando è poco, se ci aggiunge, e si fa scendere. Appena è pronto, vi faccio vedere come che deve venire. Adesso damo e ci vediamo dopo. Dopo, sempre buona Pasqua. E allora, quando la demi-glace, questa qua si chiama demi-glace, vedi, avvicini. Quando si chiama demi-glace, con questo qua che si può fare pure la pasta con questo sugo, attenzione, eh? Vedete, quando è questa densità, già è a posto. Allora noi spegniamo il fuoco, dice per vederla, invece di aggiungere sempre farina e cose, basta prendere il mescolo. Basta prendere il mescolo e si abbagna a contrarre il coppino, il mescolo, così si mette dentro così, vedi? Così, a contrarre, e si vede se qua fa tutta la vellotata. Se così, allora già è pronto, vedi? Si vede? Così. Queste sono sempre cose che vi dico io. A questo punto siamo pronti per impiattare. Riscaldiamo il contorno. Riscaldiamo il contorno. Accendiamo il fuoco. Ecco qua. Riscaldiamo questo qua. Che lo dobbiamo mettere là. Ecco, ecco. Riscaldiamo il contorno che abbiamo fatto prima. Questo qua lo mettiamo qua, così. La salsa si mette nel tacchino, così, si mette nel tacchino la salsa, così. E il contorno ce lo mettiamo accanto. Peperone e zucchine. Se voi volete fare le patate a forno, fate le patate a forno. Noi abbiamo messo questo, zucchine e il peperone, così, a girare il piatto. E questo è il chicchere che, però voi che per la Pasqua potete fare il cosciotto, potete fare l'agnello, la lavorazione è sempre la stessa. Mettiamo rosmarino sopra così, e questo sempre si chiamatello, aspetta, sempre si chiamatello la portata, e mettiamo ancora un pochettino di salsa così. E questo è il tacchino pronto e pesciato. Questo è il tacchino, pronto e pesciato. Noi facciamo gli auguri di nuovamente tutti quelli che ci scrivono dalla Sicilia, Agrigento, Catania, Siracusa, Palermo, Lecce, Roma, Svizzera, Germania, America, Francia, Inghilterra. Tanti auguri di buona Pasqua, salute. Ora noi aiutiamo e ci vediamo dopo, che vi faccio vedere com'è che si taglia. Assolutamente ci vediamo dopo. E allora, ora vi faccio vedere com'è che si taglia, com'è che viene impiattato. Questo è il chicchiere che sembra. Attenzione, siccome c'è l'osso qua, si prende con il coltello, o si taglia per così, a fettine, no? Si taglia così a fettine, oppure prima si comincia di qua, così. Si comincia di qua perché c'è l'osso, così. Così.
E dopo si può andare a scendere. Così. Si può andare a scendere. Se si incontra l'osso, si va e così. E si mette sul piatto, così. Un pezzettino qua, così. Un pezzettino qua, così. E un pezzettino qua, così. Dopo si prende il contorno, così. Mettiamo così, si prende il contorno e si mette accanto. Perché uno è giusto che fa vedere com'è che si taglia, perché c'è l'osso. Usualmente poi uno si trova in difficoltà, perché noi facciamo le cose come che si vanno a casa, perché qua non siamo al ristorante. E dopo si prende un po' demigasse e si mette sotto, perché qua noi siamo a casa, non siamo al ristorante, facciamo vedere tutto com'è che si fa a casa. Perché al ristorante è una cosa, a casa è un'altra cosa. E questo già è pronto. Adesso poniamo il piatto, perché il piatto deve essere sempre il sematello. Io c'avevo la piazza e non la trovo. Eccola qua. Perché la cosa qua volano. Ecco qua. Questo è il piatto, bello, sì, siamo a te. A questo punto è pronto e pesciato per mangiare. Bene a tutte e buona Pasqua, lo sognate. Bene a tutte e buona Pasqua, lo sognate. Buona Pasqua, Pasquetta, Pasquone e tutto. Bene a tutte.